Con questo video tutorial voglio mostrare il funzionamento di un interessante plugin che utilizzo nel sito scolastico della scuola in cui lavoro e che consente di inserire un post a caso preso all'interno di una specifica categoria all'interno di un widget. Personalmente io lo utilizzo per mettere una serie di citazioni adatte al mondo della scuola. Ho chiamato questa sezione che ho posizionato nella colonna di destra Coriandoli di scuola con il nome Coriandoli e una volta che è in funzione questo plugin, che ho inserito una serie di citazioni all'interno di una categoria prestabilita, mi pesca appunto a caso uno di questi elementi, di questi articoli presenti all'interno della categoria. Ad esempio, in questo caso, in home page, vedete, ho la sezione Coriandoli in cui si può leggere un'interessante citazione, diciamo, di ode al pensiero breve e alla brevità. Ma la caratteristica di questo plugin è che se io vado a ricaricare la pagina, in automatico, no, si ricarica a caso un nuovo post. Ad esempio, questo è sul controllo della verbosità. Piuttosto che ancora, vediamo cosa viene come terza opzione, viene Don Milani lettera a una professoressa. Naturalmente questa operazione può essere fatta n volte e a seconda della numerosità dei post ovviamente possono poi comparire, può anche un testo, uno stesso post ovviamente può anche comparire più volte. Bene, andiamo a vedere adesso come riuscirlo a gestire. Vado su un sito mio di prova, PAS 1315, che è utilizzato per mostrare la migrazione. È abbastanza semplice, no? Il sito scolastico fatto con PAS 2013 in PAS 2015. E adesso vediamo il funzionamento di questo plugin. Vado in bacheca e ovviamente la prima cosa che occorre è quello di caricarlo e attivarlo. Plugin, aggiungi nuovo. WordPress già me ne presenta alcuni, ma io voglio cercare questo. Parole chiave sono random, magari uno non si ricorda con precisione il nome, no? Random post category. Andiamo a vedere cosa mi suggerisce questo archivio di WordPress plugin. Vedete, ce ne sono tutta una serie, no? Magari sono anche altri migliori, non lo so. Io qualche anno fa ho trovato questo, mi sono trovato bene, ho visto che viene anche aggiornato con una certa continuità e quindi perché cambiarlo? Random post from category, proprio questo. Se uno vuole, no, va a vedere anche i dettagli. Naturalmente poi ci sono tutta una serie di informazioni e dati che aiutano nella scelta, tipo la valutazione. Qui, vabbè, 5 stelle con uno solo, ultimi aggiornamenti 8 mesi fa. Insomma, non è proprio un plugin, diciamo, poco seguito. E tra gli altri vedo anche come valutazione ci siamo, ma ripeto, trovato bene, non cambio. Installo. Perfetto. Errore, vado a rifare l'installazione. Questo può darsi sia dovuto un attimo alla versione che ho qua del PHP, ecco che è stato installato. Non c'è da spaventarsi, quando capita qualcosa di questo tipo, uno ricarica. Capita una volta su 1000, quella volta, vabbè, poi uno lo sistema. Ecco che l'abbiamo messo, andiamo a vederlo dov'è. Eccolo qua. Bello pronto. Bene, adesso cosa occorre fare? Passo 1, creare la categoria. Categoria, andiamo in articoli, categorie. Chiamiamolo, io l'ho chiamato Coriandoli di scuola. L'ho chiamato Coriandoli perché era già una vecchia idea che avevo avuto con il sito di Porte Aperte sul web, porteapertesulweb.it, e mi piaceva l'idea un po' del coriandolo, eh? Coriandolo, elemento leggero, composito, con tanti colori, tu lo getti in aria e non sai mai dove si posa, ma intanto da qualche parte si posa e magari qualcuno coglie da quelle parole, insomma, un'indicazione, un pensiero, una riflessione utile. Quindi Coriandoli di scuola. Bene, chiamato, andiamo ad aggiungere la categoria. Benissimo, ecco che ha assolutamente ancora 0 articoli. Nuovo articolo. Andiamo qua e ci pigliamo qualche citazione che ci piace. Bene.
Io dove trovo tra l'altro le citazioni che ho messo nel sito? Se io vado a cliccare su una di queste citazioni già presente nel sito in cui lavoro, vedete che ho in automatico poi un percorso all'interno della categoria coriandoli di scuola. Clicco e li trovo tutti quelli che finora ho messo. Vedete? So, la conoscenza che collega, che tra l'altro l'ho messa proprio oggi, no? Una citazione di Edgar Morin su quel bellissimo libro che ho letto quest'estate, Insegnare a vivere, che appunto è per me un grande riferimento, proprio perché dà tutta una serie di spunti interessanti sul pensiero di Morin, in particolare su quella parte legata all'educazione e alla comprensione umana, di cui sicuramente faremo buon uso nella settimana della gentilezza che siamo in procinto di realizzare nella mia scuola. Bene, prendo in questo caso direttamente con un copia e incolla il testo. Voi magari non prenderete necessariamente questo, ovviamente lo prenderete da altre fonti. Allora vado a metterlo come testo in modo da non portarmi dietro la formattazione. Eccolo qua. Quindi se vado a vedere in modalità codice, vedete che è messo in questi termini. Io qua non ho ancora aggiunto il plugin cos'è Tinymic Advanced, che ha quella interessante funzione automaticamente di mettermi i paragrafi. Però qua vedete che in realtà ci sono. Bene, che cosa faccio? Beh, per andarlo a visualizzare, essendo una citazione in modo diverso, seleziono il testo e vado a cliccare in corrispondenza del doppio apice della citazione. Se vado poi a vederlo, qua vedete, viene inserito l'elemento HTML block quote. È una cosa assolutamente utile perché marca in modo corretto un elemento che deve avere una sua evidenza. Questo è anche indicato peraltro nella legge sul diritto d'autore. Teniamo presente anche qui, no? Di una citare con parsimonia, soprattutto se si tratta di opere ancora coperte da diritto d'autore, che sono quelle che sono state, diciamo, pubblicate prima dei 70 anni della morte dell'autore. E quindi andrebbero pubblicati soltanto estratti e mai opere complete. Però adesso non stiamo parlando di d'autore, ma stiamo parlando di un plugin. Questo però è, secondo me, un'annotazione importante anche per quello che riguarda proprio la modalità di pubblicazione, di comunicazione di quelle che sono delle citazioni altrui. Edgar Morin, magari lo mettiamo in grassetto. Vediamo com'era anche in corsivo. Ecco, anche qui un altro consiglio di scrittura. Siccome noi qua abbiamo citato e abbiamo reso assolutamente evidente che quella si tratta di una citazione, non è necessario mettere le doppie, doppi apici, in quanto già la modalità di presentazione rende bene il fatto che si tratti effettivamente di una citazione. E poi diciamo l'utente non vedente, la persona non vedente che fruisce del sito lo sa già perché è pronto, ha avuto la marcatura block quote, quindi il doppio apice a mio avviso sarebbero una ridondanza informativa. Bene, fatto questo, lo pubblichiamo. Dove? Però nella categoria coriandoli di scuola. Facciamone tre, abbiamo messo Moren, adesso ne mettiamo altri due. Questo qui e fa il verso tra l'altro a un'opera ancora di Moreno, una testa ben fatta, e anche Moreno vedete che compare più volte, anche educare la comprensione. Andiamo quello sul pensiero breve, Ctrl C, mancava il titolo prima, poi dopo andiamo a metterlo, Ecco, io sono ancora in modifica articoli, posso anche mettere. Questo qua è quello del collegare. La conoscenza che collega, facciamo questo titolo. E andiamo ad aggiornarlo. Poi andiamo quindi a inserire un nuovo articolo. Questo nuovo articolo ancora lo inseriamo come abbiamo visto prima attraverso la modalità corretta della citazione
e per uniformità andiamo anche a fare grassetto corsivo dell'autore, coriandoli di scuola, pensiero breve. E ne abbiamo fatti due. E lo pubblichiamo, diamo scelcene un terzo. Cosa mettiamo? Vediamo un po'. Mettiamo il George Bernard Shaw, quello sulla condivisione. Se tu hai una mela e io ho una mela a puntini. Aggiungi nuovo. Andiamo qua a inserirlo come testo. Andiamo, no, sbagliato, torniamo indietro, andiamo a marcarlo come citazione e andiamo a prendere l'inizio di questo aforisma come titolo. Pubblichiamolo ancora in coriandoli di scuola. Pubblica. Bene, in questo caso la nostra categoria contiene tre citazioni. Andiamo ad accertarci del fatto. Vedete, ecco che ne abbiamo proprio tre. Adesso dobbiamo darlo inserire sulla colonna di destra. Quindi aspetto, andiamo poi in widget e andiamo a cercarci il widget da inserire nella barra laterale destra. Vediamo, siccome io l'ho inserito, l'ho attivato quel plugin, penso che dovrei trovarlo qua. Eccolo qua, random post for o random post for category. Tiro su. Ecco. Il problema di qua è che poi si perde. Barra laterale destra. Eccolo qua. Venuto un po' in alto. Beh, lasciamolo in alto così poi lo vediamo meglio. Andiamo adesso ad aprirlo, a esploderlo. Recenti post. No, titolo facciamo coriandoli. Perfetto. E scegli i post da quale categoria? Dalla categoria coriandoli di scuola. Ecco, questo io potevo farlo su qualsiasi altra categoria, ovviamente. Poi numeri di post da mostrare, uno, possiamo anche farne due o tre, ma ne scelgo uno solo. Poi link widget title su sulla categoria archivio, io direi, ma mettiamo, vediamo cosa capita, non mi ricordo cosa vuol dire. Widget logic, io lo uso quello, c'è anche quello visuale, mi consente di dire se voglio mostrarlo soltanto in home page o anche nelle pagine. A me piace molto l'idea di questi coriandoli, l'ho lasciato in tutte le pagine. Salva. Andiamo a vedere un po' l'effetto. Andiamo a vedere il sito, dovrei trovarmelo sulla destra. Eccolo qua. Però vedete, mi mostra soltanto il titolo. Non va bene. Torniamo indietro e vediamo un po' allora che cosa ho dimenticato. Barra laterale destra. Adesso qua non me lo mostra perché purtroppo a volte fa fatica a aggiornarmi la pagina. Aspetto widget. Barra laterale destra. Eccolo qua, probabilmente c'era scritto qualcosa, eccolo qua, mostra che cosa? Solo il titolo? No, aspetta, io voglio il titolo e il contenuto in questo caso. Non ho messo il riassunto, perché fa tutto parte del contenuto. In questo modo ho potuto poi lavorare facilmente anche sull'attribuzione degli elementi HTML tipo il blocco quota, no? Se no avrei dovuto scriverlo peraltro a mano. Vedete la scelta quale che ho. Perfetto, salva. A questo punto andiamo a vedere. Ecco che ce l'abbiamo. Quel discorso che facevamo prima, se io clicco su coriandoli vado direttamente anche sulla voce coriandoli, ma siccome io voglio fare un discorso uniforme rispetto agli altri, questi sono tutti H2 titoli 2, io non lo metto, per cui torniamo indietro, andiamo, rifacciamo da capo nella modalità di ricarica della pagina per evitare sorprese, torno in aspetto widget e gli dico, adesso che l'ho capito bene, no, per favore non mi mettere il link direttamente all'archivio, così è uguale agli altri. Andiamo a vedercelo,
vedete, pensiero breve. Andiamo a ancora una seconda volta, ancora pensiero breve. Ecco, e quando ce ne sono due o tre, che è possibile che venga sempre lo stesso, né? Quando ne avete tante, ovviamente le probabilità diminuiscono, 1 su 3, 33,3% di possibilità che venga quello specifico articolo. Cliccando poi in corrispondenza del coriandolo, ecco che siete di fronte proprio alla citazione voluta. Qui non ci sono le briciole di pane perché non le ho ancora messe. Ultima cosa che voglio dire, vedete che anche la visualizzazione è una visualizzazione scelta, particolare, per cui nel mio tema child, possiamo andarlo a vedere, ho messo le regole per mostrare le citazioni, cioè il blocco quote, in modo che fosse rientrato e chiaramente visibile come citazione, cosa che appunto è corretta anche come attribuzione proprio della, diciamo, paternità della citazione stessa. Vediamo l'ultima cosa, che è un aspetto meramente estetico. Andiamo a vedere, anzi scusate, qua io non lo vedo, però è direttamente, e in questo caso l'ha già fatto Marco Milesi, mi scuso con lui, non era necessario andare a inserire nel child, perché già Marco insieme con Christian e tutti gli altri amici di Porta Aperte sul web avevano inserito già questa regola di buona formattazione delle citazioni. Con questo quindi è tutto.